tirare una linea retta, non certo fare figure complicate come quelle del manuale di nostro padre, il grande papiro della geometria sulle sponde del mondo. Azione che faceva parte di un'officina sulla storia della matematica e parte di un progetto più ampio. La nostra attenzione si è focalizzata per quanto riguarda questo laboratorio in due direzioni diverse. La prima direzione riguarda il piacere della scoperta di un testo letterario, il saper raccontare e soprattutto dare l'opportunità a se stessi, in primo luogo come insegnanti e poi ai propri studenti, di poter avere contatto con dei concetti matematici e che non sono legati direttamente e in modo specifico a un senso utilitario, ma che possono comunque farci ragionare su questioni filosofiche e speculative molto più ampie, e quindi per dare un'opportunità in più. E quindi questo comporta il fatto di capire e studiare l'importanza di stare dentro un testo letterario, di raccontare e anche di capire quali tipi di risvolti possono avere nel lavoro in classe, e dall'altra parte però attraverso alcuni esercizi che abbiamo studiato appositamente, ricavandoli un po' dalla nostra esperienza come formatrici di altri insegnanti, un po' attraverso la nostra esperienza di maestre di scuola primaria, abbiamo studiato degli esercizi che hanno permesso a questi studenti dell'università di potersi mettere nei panni dei bambini, quindi poter sperimentare le loro stesse difficoltà e anche in questo modo di poterli stimolare a trovare dentro di sé delle domande da poter porsi in prima persona in primo luogo e poi da poter porre agli altri bambini. Abbiamo dato degli esempi di come poi questo lavoro effettivamente è stato portato avanti nelle classi. Forse i coccodrilli staranno banchettando con nostro padre. Il grande fiume aveva ritrovato la sua strada, richiamando a sé tutte le sue acque. L'utilizzo di materiali concreti in questi casi sicuramente aiuta i processi di comprensione, soprattutto perché attraverso la manipolazione e la visualizzazione delle figure geometriche che si formano o con le piegature o con i nodi delle corde, si ha molta più facilità nel comprendere e nel appunto esperire, nel visualizzare i contenuti che poi noi andiamo ad affrontare. Gli si propongono appunto delle esperienze di tipo cognitivo e sensoriale insieme. Gli adulti in alcuni casi reagiscono con stupore e entusiasmo, in alcuni casi rimangono un po' più diciamo bloccati o comunque un po' più perplessi dal tipo di esperienza inconsueta, perché sono più abituati invece a lavorare semplicemente con i classici supporti di carta, penna e magari riga e squadra semplicemente. Quindi in questo senso allargare un po' l'orizzonte degli strumenti e degli oggetti che si possono utilizzare per fare matematica, per fare aritmetica, per fare geometria, indubbiamente è un'esperienza arricchente. Saper contare di avere una cassetta degli attrezzi ricca di tanti materiali che non sono quelli proprio tipicamente didattici, ma possono essere anche materiali di uso comune o materiali semplici che si possono raccogliere in un parco o trovare in giro per la città senza grandi difficoltà. E adesso abbiamo il papiro e tutti gli schemi. Alla fine ogni cosa fu chiara. La forma dell'orto di Nasim doveva essere così. Mi rendo conto che per quanto riguarda gli studi universitari spesso sono molto distaccati dal percorso invece che si fa a scuola. Invece noto con piacere che le attività laboratoriali che vengono proposte qui a Roma 3 possono essere un punto di incontro tra le proprie competenze e magari cercare di poter riuscire ad applicare magari con attività diverse ciò che uno magari ha studiato sui libri, senza dover arrampicarsi sugli specchi per cercare di capire come poter captare l'attenzione del bambino.
Il laboratorio questo qua di matematica, in particolar modo questo di geometria, è particolarmente utile perché mi ha dato ad esempio lo spunto magari per la prossima settimana proprio per poter organizzare un lavoro sui poligoni, poter riproporre l'attività appunto questa della costruzione del quadrato partendo dal semplice dalla corda o da materiali, diciamo, da pochi materiali, per far capire gli angoli, per poter capire come è importante che la diagonale all'interno di un quadrato faccia sì che ti dia tutte quei dati utili per far sì che il quadrato sia veramente un quadrato e non qualcosa di simile.